Buongiorno e bentrovati nella riserva dei giganti di Fallistro. C'è una riserva che si trova nel cuore dell'altopiano della Sila e questo è ciò che resta di quelle che una volta erano le antiche selve che dominavano l'altopiano silano. Probabilmente la riserva risale alla prima metà del 600 e c'è quando i baroni Mollo impiantarono questa pineta. Il nome che è stato attribuito a questa riserva, per l'appunto i giganti della Sila, è un nome per niente casuale. Infatti all'interno della riserva si possono trovare circa 60 esemplari di pini ultrasecolari che arrivano ad avere un'altezza fino a 45 metri, un diametro di circa 2 metri e un'età che è compresa tra i 350 e i 360 anni. All'interno della riserva in realtà possiamo anche osservare esemplari di acero montano che arrivano ad avere un'età anche di 400 anni. Muovendosi lungo il tracciato, la cui percorrenza è di circa un chilometro, è possibile osservare il vero protagonista indiscusso di questa riserva, e cioè il pino Laricio, altrimenti detto pino nero calabro. Tra il 600 e il 700 all'interno dell'altopiano silano ci fu un vero e proprio disboscamento, in occasione del quale vennero tagliati moltissimi esemplari di pini larici per ricavarne legna, tronchi o per lasciare spazio a terreni da coltivare. Uno degli abitanti del bosco di Fallistro è sicuramente lo scoiattolo nero di Calabria, che è uno scoiattolo che vive soltanto in questa regione in Basilicata e si distingue dallo scoiattolo più comunemente diffuso per la particolare conformazione del suo manto, che risulta nero sul dorso e bianco sul petto.